Ciao! In questa lezione parleremo della tonalità di Fa maggiore livello intermedio, il che vuol dire che andremo ad analizzare velocemente i 7 accordi della tonalità di Fa maggiore e li alterneremo in maniera creativa alla scala di Re blues. Andiamo a fare un riepilogo dei 7 accordi della tonalità. Fa maggiore, primo grado. Sol minore, secondo grado. La minore, terzo grado. Si bemolle maggiore, quarto grado. Do maggiore, quinto grado. Re minore, sesto grado. Mi minore settima, quinta bemolle, settimo grado. Andiamo adesso ad analizzare la scala di Re blues, corrispondente alla relativa minore della tonalità. Abbiamo open, three. Open, one, two. One, three. One, three, four. Andiamo indietro. Four, three, one. 3, 1, 2, 1, open, 3, open, 3, open, 4, 3, 1. Torniamo adesso nuovamente verso la tonica. 3, 4, open, 3, open. Questa è la prima tonica che troviamo, è la tonica bassa. Possiamo anche suonare la scala dalla tonica alta. E abbiamo dunque Re, Fa, Sol, La bemolle, Sol, Fa, Re, Do, La, La bemolle, Sol, Fa, Re, Do, La, La bemolle, Sol, Fa, Sol, La bemolle, La, Do, Re, Fa, Sol, La bemolle, La, Do, Re. Naturalmente possiamo andare a suonare anche la stessa scala andando in modo discendente, per cui verso i suoni bassi. Oppure in moto discendente a partire dalla tonica alta. Detto questo, possiamo cominciare ad alternare agli accordi della tonalità di Fa maggiore la scala di Re blues. Come avrai notato, abbiamo suonato i 7 accordi della tonalità di Fa maggiore alternandoli con dei piccoli fraseggi Re blues, per cui ad esempio Fa maggiore, primo grado della tonalità, alternato a qualche nota della scala di Re blues, secondo accordo La minore, alternato ad altre note della scala di Re blues, poi andiamo sul terzo grado, quarto grado, quinto, sesto, settimo e torniamo al primo. Naturalmente puoi alternare gli accordi come preferisci, dunque mischiando i 7 gradi della tonalità ed alternando sempre però la scala di Re blues.
Bene, per questo video è tutto. Qualora non conoscessi la tonalità di Fa maggiore nel dettaglio, ti lascio un link in descrizione con una lezione per principianti che parla della tonalità di Fa. Alla prossima!